Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Fabio Gentile, che vuole che parli del film del 2010 di produzione giapponese di Sion Sono, Cold Fish. Cold Fish è una delle esperienze più belle della mia vita, un film del 2010 che è ancora inedito da noi vergognosamente, un capolavoro della nuova ondata, new ondata giapponese, è veramente eccezionale, che partendo da un fatto di cronaca vero, il nostro ci trasporta appunto nella storia di questa famiglia composta da tre persone, un uomo, sua figlia e la matrigna, che vivono praticamente in una condizione di sudditanza gli stessi della ragazzina che fa il cazzo che vuole. Il nostro è proprietario di un piccolo negozio di pesce e per puro caso una sera incontra in realtà questo mega imprenditore che ha questo negozio gigantesco di pesce, che mette la figlia lì a lavorare e che comincia a aiutare il nostro proprio come socio, lo vorrebbe tutto il resto. Noi in realtà poi scopriamo che dietro questa facciata normale, anche se pur di follia, questo imprenditore ricchissimo non è altro che praticamente un pazzo, un maniaco sessuale, un assassino che insieme alla moglie elimina le persone, le fa a pezzi e le dà a mangiare ai pesci. Il nostro si trova coinvolto in questa situazione incredibile perché a un certo punto viene messo di mezzo e diventa complice, così come viene dimessa di mezzo la moglie nuova, che non vuole assolutamente stare con lui e quindi il rapporto si disgregherà sempre di più, e anche la figlia, che reputa il padre praticamente un coglione. Di lì poi tutta la storia. Ora, il film è meraviglioso, per i primi 40 minuti ci troviamo di fronte a quasi a un dramma sociale raccontato in maniera indescrivibile da il modo di girare splendido di un Sion Sono in forma smagliante, che qui gira uno dei suoi capolavori, quindi uno dei capolavori degli anni 2000. Siamo di fronte a un film che passa inesorabilmente da momenti di ilarità, momenti di splatter e orrore puro, mescolati a tensione, a dramma, e soprattutto con questo suo modo circolare di raccontare questa storia che, ripeto, dopo i primi 40 minuti inizia a sbandare sempre più verso il film con serial killer e via dicendo, lascia a bocca aperta per come il nostro Sion Sono sia riuscito a gestirla, perché era un film che poteva sfuggire di mano a chiunque, invece il genio giapponese riesce a mantenere tutto sempre in bilico. Quando ci troviamo nelle scene splatter incredibili, fanno a pezzi la gente, eppure riusciamo a tirar fuori dell'ironia e ridiamo a denti stretti. Un film che nel suo farci ridere a denti stretti descrive appunto l'arrivismo e la voglia di avere successo a ogni costo del paese del Sollevante. Insomma, qui siamo di fronte a un'opera meravigliosa, recitata in modo assoluto, veramente assoluto, montata e fotografata come non se ne vede più. Qui siamo di fronte a un'opera straordinaria, a uno di quei thriller horror che poi in realtà sono drammi della vita e drammi interiori, sono horror dell'anima, che pur non disdegna minimamente cadute nella violenza e nel sangue più puro, a volte ce n'è veramente a quintali di gore. Eppure questo gore non supera la crudeltà e la cattiveria che in realtà noi vediamo insita all'interno di un tipo di società che appunto ci vuole tutti vincenti e che descrive il nostro Siono in maniera così semplice e pulita, che poi invece, vista la terza, quarta volta, incomincia anche a capire la grandiosità di della messa in scena, della regia, i suoi dettagli, i dialoghi, i silenzi. Tutto vale la visione in questo grandissimo, grandissimo film, dove il nostro attore protagonista con quegli occhialini sembra così innocente, fino poi al ribaltamento finale. Veramente siamo di fronte in quel momento a una bellezza stratosferica, e il finale proprio completo è qualcosa che rimarrà nello sguardo di chiunque si avvicinerà a quest'opera magnifica. Un film con tanti movimenti di macchina a mano, con delle riprese fisse fenomenali, con dei movimenti di macchina in piano sequenza che sembrano quasi inesistenti, dove gli attori danno la loro più grande prova, secondo me sono veramente mostruosi, e dove la scenografia e la sceneggiatura non sbaglia un colpo. Qui siamo di fronte a un film, secondo me, epocale, uno di quei film che è un'altra volta sottovalutati dalla critica e che, ripeto, è indegnamente da noi senza un'edizione. Ora, io ho l'edizione straniera, c'è sottotitolo in inglese, la metterò qui sotto se c'è sempre in Blu-ray o DVD. Non deve assolutamente mancare, come al solito, Patreon, iscrivetevi al canale, mettetevi mi piace, fate tutto quello che è d'uopo fare se volete sul mio canale, ma non vi dovete perdere nessun film di Sion Sono, ma questo Cold Fish può
York, tra una delle sue 5 opere migliori, un film di una bellezza straordinaria che racconta il paese, il Giappone, ma anche il mondo in modo lucido e incredibile attraverso situazioni grottesche che pure sono incredibilmente reali e realistiche. Di fronte a tutto ciò noi non possiamo altro che inchinarci e cercare di amare sempre di più un certo tipo di cinema che ci porta di fronte il male dell'umanità, lo fa con una forza incredibile e lo fa attraverso un racconto che non perde mai la sua fluidità. 2 ore e mezzo di film che sembrano veramente volare via. Qui siamo di fronte a un capolavoro, lo ripeto, un capolavoro assoluto di quelli che ha retto negli ultimi 10 anni nel tempo ed è anche migliorato, quindi per me imperdibile filmone, sia per chi ama i film con serial killer, sia per chi ama i film drammatici, sia per chi ama i film sociali, ma soprattutto per chi ama il grandissimo cinema. E Sion Sono, quello non lo fa mai mancare, nemmeno le sue opere minori. Figuriamoci qui che si tratta di tutto tranne che di un'opera minore, anzi, ripeto, per me è un capolavoro assoluto.